holding on to you. Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio Tregassante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 57 con la carriera di allenatore con il Napoli. In questo video andremo come sempre a giocare ben 3 partite: la prima contro l'Atalanta, la seconda contro il Chievo e la terza importantissima contro il Genoa, la semifinale di ritorno. Dobbiamo assolutamente passare il turno, andare in finale e vincere la Coppa Italia, perché la Coppa Italia è l'unico trofeo che mi manca. Ho vinto praticamente tutto, mi manca solo la Coppa Italia, ovviamente considerando tutte quante le stagioni che abbiamo fatto. Comunque, per quanto riguarda la formazione, io direi di far giocare assolutamente i titolari, quindi rimettiamo Messi lì davanti, rimettiamo anche Zielinski a centrocampo e per il resto ci siamo. Formazione titolare, e finalmente possiamo giocare con i titolari quasi tutte le partite, perché si gioca una volta a settimana. Quindi andiamo a giocare queste partite e poi tenetevi pronti per il mercato, ragazzi, perché voglio provare a comprare un giocatore molto forte, un giocatore che io ho sempre voluto avere in squadra ma non sono mai riuscito a comprare, ovvero Verratti, ragazzi. Ragazzi, Verratti che ha 90 di valutazione e mi piacerebbe appunto metterlo al posto o di Zielinski o di Rakitic, perché Rakitic ha comunque 30 anni e quindi se continuiamo questa carriera comunque calerà nei prossimi anni, e secondo me Verratti sarà proprio l'acquisto perfetto per questa squadra. Comunque al mercato penseremo poi più avanti. Ho letto anche tantissimi nomi che mi avete consigliato voi e che comunque tengo in considerazione. Andiamo a giocare la partita contro l'Atalanta, quella lì è la classifica. Siamo a più 13 sull'Inter con una partita in meno, quindi vincendo andremo a più 16 sulla seconda. Non sono mai arrivato a più 16 sulla seconda, mi sono fermato a più 13 negli scorsi anni. Comunque, pensiamo a vincere, questa qui è la squadra e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo, inizia adesso Napoli-Atalanta. Jordi Alba diventa buona per Insigne, la mette giù, appoggia per Ronaldo, guarda dentro Milik, buonissima Milik, con il sinistro la parata di Rafael. Iniziamo con i gol mangiati. Siamo stati eliminati dalla Champions perché non siamo riusciti a concretizzare. Calcio d'angolo, palla dentro di testa Rugani e ancora Rafael. Zielinski diventa buona per Milik, appoggia per Insigne. Che stoppo mi fa Insigne. Ronaldo è buona, Rakitic dentro. Zielinski 1-2, bellissimo Rakitic con il sinistro e palla fuori. Ci vuole pazienza ragazzi questa partita, perché l'Atalanta si difende solo, cioè non sta facendo niente. Zielinski, Rakitic diventa buona per Ronaldo, anzi Messi. Ronaldo appoggia per qualcuno dentro, Rakitic, mamma mia che botta, e palla fuori. Non vuole entrare però, attacco totale. Rakitic diventa buona per Insigne, appoggia per Milik, guarda Ronaldo, anzi Zuma, fino in fondo col destro Zuma, e la parata di Rafael. Due di recupero, Messi appoggia per Milik, fallo bene dall'altro lato per Ronaldo, è buona Ronaldo, ora non è più per Zuma, uno contro uno, Zuma col destro al novantesimo, Zuma su assist di Ronaldo. Mamma mia, questa è una di quelle partite sporche proprio, dove si gioca male e dove si segna proprio senza neanche sapere come, si portano a casa i 3 punti. E va bene così. Che sofferenza ragazzi, che sofferenza veramente, contro un Atalanta praticamente che ha fatto solo possesso palla. Ci portiamo quindi a più 16 sulla seconda. Giocatore ristabilito, è tornato Andrea Belotti, perfetto. Colloquio, ancora questo che ci ringrazia. Sono davvero felice di poter giocare titolare, ma cosa stai dicendo? La terza volta che mi dice grazie senza aver giocato neanche un secondo. Comunque, per quanto riguarda gli allenamenti, li vorrei cambiare un po', perché vorrei allenare Milik, perché vorrei portarlo ad 88. A centrocampo vorrei allenare Zielinski, perché deve assolutamente arrivare ad 86. Gli facciamo fare qualcosa relativo ai passaggi, come un Torello, ok, che è un po' carente lui sui passaggi. In difesa invece abbiamo, anzi come terzino abbiamo Florenzi, ragazzi, che deve arrivare ad 86 assolutamente. Gli facciamo fare difesa 1 contro 2 e facciamo un doppio allenamento per Florenzi. Gli facciamo fare anche supera il tuo uomo e doppio allenamento anche per Zielinski. Gli facciamo fare creazione occasioni e andiamo così, perché voglio portare Florenzi e Zielinski ad 86. Prossima partita ragazzi contro il Chievo, dopo c'è la Coppa Italia, quindi vorrei fare un po' di turnover. Ronaldo è sceso ad 87, vorrei far giocare Barreca, che mi ha chiesto di giocare in privato, e quindi lo mettiamo dentro al posto di Jordi Alba, e Callejon al posto di Messi, ragazzi, perché Messi non ce la fa a giocare 2 partite di fila e lo voglio utilizzare in Coppa Italia contro il Genoa, quindi buttiamo dentro Callejon. Andiamo a questo punto a giocare la partita contro il Chievo, quella della classifica, siamo a più 12
12, perché la Roma ha già giocato e ha scavalcato anche l'Inter. Quindi bisogna assolutamente vincere, ragazzi, perché voglio aumentare questo distacco. Voglio cercare di concludere il campionato con più 20 sulla seconda. Questa qui comunque è la formazione, noi ci vediamo in campo. Ci siamo, ragazzi, siamo nello stadio del Chievo, le squadre sono in campo e inizia adesso Chievo-Verona-Napoli. Calcio d'angolo per il Napoli, ci va Rakitic, palla dentro, occhio, Milik non ci arriva di testa, è ancora buona però, Zielinski appoggia per Florenzi, guarda Insigne col sinistro sulla respinta, Ronaldo rimettila dentro per Milik, ancora Sepe. Calcio di punizione comunque, dal limite. Peccato non aver messo Messi. Potrei provarci con Ronaldo, però... ragazzi, provo a fare una cosa che secondo me non mi verrà mai. Però ci provo, ci voglio provare. Ronaldo con il destro! Mamma mia, signori! Mamma mia! Cristiano Ronaldo! Tutti in piedi! Grande! Bellissima punizione, guardate lì col piattone, volevo farla proprio così. Ho detto non mi verrà mai a girare e invece sì, ha girato benissimo. 1-0 Napoli, gol di Ronaldo. Rakitic diventa buona per Insigne, vai dall'altro lato, è perfetta per Florenzi, anzi Zielinski, che stai facendo? Mamma mia, non vi capite. Rakitic incrocia col sinistro, la parata, poi sulla respinta Milik, ma tiri sul portiere Milik con tutta la porta libera. Caglia con Rakitic, ancora con il destro, rimane lì, ha fatto un volo Rakitic che nella realtà si sarebbe spaccato tutto, però qui no. È sano e salvo e finisce il primo tempo. Sono contento per come la stiamo giocando, però la vorrei chiudere. Zuma diventa buona per Rakitic, appoggia per Zielinski, subito per Ronaldo che è garbanizzato dal gol. Milik per Ronaldo, provaci Ronaldo con il destro e la parata di Sepe. C'era anche il movimento di Rakitic, l'avete visto sicuramente anche voi, però ho voluto provarci con Ronaldo. Palla dentro, allontanavi ancora il Chievo, ma è buona. Ronaldo la mette giù, appoggia indietro per Zielinski, prova dalla distanza, è ancora Sepe. Caglie con, diventa buona per Zielinski, forza Zielinski, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. Zielinski allarga, allarga, veloce per Ronaldo, è buona. Ronaldo, 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 la finta, no Ronaldo, perché mi fai queste cose? Volevo fare la finta e rientrare con il destro. Intanto sta parando tutto Sepe. Caglie con, allarga benissimo per Florenzi, rimettila dentro con il destro, ancora, ancora, che sta succedendo? Sepe, miracolo, ragazzi, c'è 10 in pagella Sepe. Solo una magia di Ronaldo ha battuto quel portiere. Finisce qui però, ragazzi, non c'è più tempo, vinciamo ancora 1-0, ma è una vittoria importantissima. 16-0, ragazzi, 16-0. Cioè abbiamo vinto solo 1-0. Se non fosse entrato quel calcio di punizione, noi avremmo perso 2 punti facendo 16-0. Veramente qualcosa di assurdo. Per fortuna che ci ha pensato Ronaldo. Prossima partita comunque contro il Genoa. Barreca intanto ci ringrazia forse per averlo fatto giocare, visto che me l'aveva chiesto. Infatti è così, va bene Barreca. Contro il Genoa invece confermo gli 11 titolari, quindi tolgo Barreca che è arrivato ad 80, Barreca, grande. E metto ovviamente Jordi Alba. Messi gioca al posto di Kaye Con e gli altri stringono i denti. Oppure potrei mettere Allan al posto di Rakitic e Milik al posto di Belotti, che è tornato, quindi torna finalmente Belotti e lo mettiamo in campo. Visto che comunque Milik, ragazzi, non è che mi abbia soddisfatto più di tanto, ecco, da dopo l'infortunio non è stato più lo stesso. Comunque, partita di ritorno, all'andata abbiamo pareggiato 0-0, come col Porto in Champions, e lì siamo stati eliminati, quindi cerchiamo di imparare la lezione. Questa qui è la squadra e noi ci vediamo in campo. Ci siamo, ragazzi, siamo nello stadio del Genoa, le squadre sono in campo, inizia adesso Genoa-Napoli. Belotti diventa buona per Zielinski, allarga dall'altro lato per Florenzi, è buona Florenzi, il cross dentro per Belotti, di testa Belotti! E chi ti toglie più? Mamma mia, il gallo Belotti! Milik impara! Impara Milik, impara da Belotti! Subito, dopo 4 minuti, dopo 3 mesi fuori, mi sembra, o 3 o 4 mesi fuori, Belotti ha il primo pallone toccato, forse il secondo, non lo so, comunque dopo 4 minuti la mette dentro. Insigne diventa buona per Belotti, dentro per Ronaldo, per Ronaldo fino in fondo, Ronaldo incrocia Ronaldo! Ancora lui, signori, ancora CR7, ci ha preso l'abitudine. Ha avuto bisogno di qualche partita per entrare nei meccanismi di questo Napoli, e adesso non lo ferma più nessuno. 2-0. Occhio qui però, Simon, attenti al Genoa, dall'altro lato palla dentro Florenzi. No, mi sono fatto fallo da solo! Ma cos'è? Dai, cerchiamo di non buttare questo 2-0. Il Genoa comunque ne deve fare 3, però ci tengo a non subire gol, soprattutto non così
regalato. Occhio qui, Belotti recupera palla, appoggia per Ronaldo con il sinistro. E ancora Perin che la prende. Zielinski recupera palla, appoggia per Belotti, subito per Allan, scatta Ronaldo, Ronaldo incrocia col sinistro e palla fuori, vicino alla doppietta Ronaldo. E si dispera anche perché sarebbe stata la prima doppietta con la maglia del Napoli. Belotti dentro ancora per Ronaldo, allarga per Insigne, vai dall'altro lato, Insigne è bellissimo per Allan, dentro per Ronaldo. Perin, cosa hai preso? E fai fare la doppietta a Ronaldo, così è contento. Insigne, palla dentro e blocca Perin. Finisce qui quindi ragazzi, non c'è più tempo, niente doppietta per Ronaldo, però l'importante è che siamo riusciti a vincere e andiamo quindi in finale di Coppa Italia. Questo qui è il tabellone, affronteremo il Chievo che ha battuto 1-0 il Sassuolo. Va bene, ok, Napoli-Chievo, finale di Coppa Italia. Grazie mister, intanto ci ringrazia Zuma, non ti preoccupare, hai fatto una bella partita, Niang si lamenta perché vuole giocare. Niang vediamo, perché secondo me io ti vendo, Niang mi sa, perché non mi sta piacendo tanto, poi ho bisogno di soldi per comprare Verratti, quindi probabilmente lo venderemo. Comunque, quella è la classifica del campionato, siamo a più 13 sull'Inter con una partita in meno, quindi vincendo contro il Milan andremo a più 16, purtroppo abbiamo sempre una partita in meno e quindi non riusciamo ad avere la classifica vera. Comunque, nel prossimo episodio faremo Milan, Crotone e Samp. Io spero quindi ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando raggiungiamo i 4000 mi piace per questo episodio, noi ci vediamo con un prossimo video, bello!